Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Un minuto di silenzio per i fatti di Parigi al corteo organizzato a Pescara nella giornata internazionale degli studenti. La manifestazione cui hanno preso parte un migliaio di ragazzi si è trasformata in occasione per discutere degli attentati nella capitale francese e in generale di terrorismo, Islam e ISIS. All'intolleranza non si può rispondere con l'intolleranza, è stato lo slogan della manifestazione, andata avanti per circa 2 ore lungo le vie del centro di Pescara. La raccolta delle olive è in pieno svolgimento. Si è partiti dalla varietà Leccino per poi proseguire in questi giorni con le principali varietà autoctone come la Gentile di Chieti e la Dritta. Anche i frantoi lavorano a ritmi serrati giorno e notte per mollire nel più breve tempo possibile, 24-48 ore dalla raccolta. Tutte le olive conferite al fine di conservare l'elevata qualità che le piante di olivo hanno costruito in un intero anno. La Federazione Regionale degli Ordini degli Agronomi e dei Forestali dell'Abruzzo stila un primo bilancio di un'annata che si presenta particolarmente favorevole, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Un doppio intervento sul fronte della sicurezza sismica e della prevenzione del rischio idrogeologico. Ha scelto Teramo il presidente della giunta regionale D'Alfonso per illustrare 2 recenti provvedimenti dell'esecutivo regionale e del Ministero dell'Ambiente che trasferiscono risorse finanziarie ai comuni per lavori immediatamente cantierabili. La prima tranche riguarda la prevenzione di rischio idrogeologico, con l'approvazione di 10 interventi finanziati in parte dalla Regione Abruzzo e in parte da un contributo di 3 milioni di euro del Ministero dell'Ambiente. E questi sono i comuni coinvolti e le somme destinate dal Ministero dell'Ambiente. Carpineto della Nora, 250.000 euro, Carpineto Sinello, 350.000 euro, Cermignano, 300.000, Montorio Alvomano, 300.000, Pacentro, 300.000, Pizzoferrato, 365.000, Rocca Scalegna 300.000, Roio del Sangro 293.000, Sante Marie 300.000 e Serra Monacesca 250.000 euro. Il secondo provvedimento annunciato a Teramo riguarda gli interventi strutturali e antisismici su edifici strategici ad elevato rischio sismico. Sul piatto la Regione ha messo 10 milioni di euro per finanziare lavori in 16 comuni sui centri di protezione civile COC e COM, quelli cioè che gestiscono l'emergenza dopo il terremoto. Molto spesso questi centri coincidono con la sede municipale, quindi gli interventi finanziati vanno a rendere più sicuri quegli edifici storici sede del comune della città. Ed è questo l'elenco dei 16 comuni destinatari delle risorse regionali per questo intervento. Lanciano, ex mattatoio comunale, 649.000 euro. Francavilla al Mare, sede municipale, 3.053 milioni di euro. 3,053 milioni di euro. Fontecchio, sede municipale, 266.000 euro. Cansano, sede municipale, 720.000 euro. Poggio Fiorito, sede municipale, 581.000 euro. Penna Sant'Andrea, sede municipale 207.000, Castel Castagna, sede municipale 162.000, Canzano, sede municipale 300.000, Civitella Messer Raimondo, sede municipale 450.000, Magliano dei Marsi, sede municipale 1,215 milioni di euro, Sante Eufemia Maiella, sede municipale 321.000, Castellalto, sede municipale 689.000, Rapino, sede municipale 450.000,
Cortino, sede municipale 337.000, Bucchianico, sede municipale 180.000 e Pescasseroli, sede municipale 468.000 euro. La Regione Abruzzo ha assunto degli impegni chiari nei confronti dei dipendenti dell'azienda Maiella Morrone, ovvero il pagamento immediato di tutte le indennità in singole quote mensili e non in un unico importo, per metà prosciugato in tasse, e poi il riassorbimento veloce delle 65 unità attraverso la ASP di Pescara o appaltando i servizi a cooperative o con la costituzione di un'unione dei comuni. Oggi è trascorsa una settimana da quella decisione approvata dall'intero Consiglio regionale e non uno degli impegni è stato rispettato, tanto da spingere i dipendenti a un nuovo sit-in di protesta. Lo denuncia il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. La risorsa idrica in Abruzzo è in grande pericolo, sia per quantità che per qualità. Per questo serve un'azione radicale, non certo l'approvazione di questo piano di tutela delle acque, che è del tutto inaccettabile senza modifiche. Lo dice il Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua, commentando la notizia dell'avvio in Consiglio regionale della discussione del piano di tutela delle acque. Tra le principali criticità sollevate, l'assenza di norme sull'inquinamento da idrocarburi e sull'integrazione tra grandi infrastrutture come il metanodotto SNAM e le aree di elevato valore idrogeologico e le deroghe richieste fino al 2027 per la qualità dei fiumi. La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, dopo il preavviso di no dei giorni scorsi, conferma il parere negativo sul progetto del Ponte del Cielo. L'opera circolare pedonale da 1 milione di euro che il governatore D'Alfonso con il sindaco di Pescara Alessandrini avrebbe voluto collocare sulla spiaggia nel tratto di mare antistante la nave di Cascella in largo Mediterraneo proprio a Pescara. Il progetto, secondo la soprintendenza, è alieno all'ambito paesaggistico tutelato. La nuova emergenza pescarese, ossia l'inquinamento delle vongole contaminate dalla salmonella, impone chiarezza. Assodate le ordinanze, che comunque la giunta Alessandrini aveva taciuto alla popolazione, l'associazione Pescara Mi Piace e tutti i cittadini pretendono di sapere qual è la causa di tale contaminazione mai registrata prima d'ora. Cos'è che ha determinato la presenza degli Escherichia coli, ossia di inquinamento fecale, e di salmonella nei molluschi? Quale ne è l'origine? Ancora una volta la città si trova contro un muro di silenzio e omissioni che riguardano la tutela della salute collettiva, lo afferma il promotore di Pescara Mi Piace, Berardino Fiorilli. Su iniziativa dell'assessorato al patrimonio culturale, il comune di Pescara ha di recente attivato un rapporto di collaborazione con il Centro Studi Cetacei Onlus, gruppo di ricerca della Società Italiana di Scienze Naturali, per avviare attività di carattere scientifico-didattico anche presso il Museo del Mare di Pescara. La collaborazione durerà in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015. Per le visite guidate, rivolte agli studenti di ogni ordine e grado, i volontari del Centro Studi Cetacei saranno disponibili nelle giornate di giovedì e sabato, anche se prima bisogna prenotare al numero 085 20 58 139. Ripetiamo, 085 20 58 139. E sono ancora 33 i posti disponibili negli asili nido di Monte Silvano per l'anno scolastico 2015-2016. Lo dichiara l'assessore Maria Rosaria Parlione, che annuncia: abbiamo riaperto i termini per le iscrizioni per i due asili comunali, lo Scoiattolo in via Chiarini e Filomena degli Castelli in via Foscolo. Speriamo di poter assegnare tutti i posti rimasti vacanti. Gli asili nido sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17. L'entrata è prevista dalle 8 alle 9.30. I moduli per le iscrizioni possono essere ritirati presso gli uffici dell'azienda speciale per i servizi sociali del comune di Monte Silvano a Palazzo Baldoni.
Ormai è entrato nel vivo il 25esimo Scrittura Immagine Film Festival al Media Museum di Pescara, si apre domani alle 18 novembre alle 17.30 con Marguerite di Xavier Giannoli. Alle 19.45 prosegue con Fuochi d'artificio in pieno giorno di Ina Diao. Infine, alle 21.45, viene proiettato The Impostor di Bart Lytton in versione originale sottotitolata. E con questo siamo alle previsioni del tempo, non senza aver detto che oggi la Chiesa celebra la memoria di Santa Elisabetta d'Ungheria e quindi la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon onomastico a tutte le ascoltatrici che portano questo nome. Il meteo dice che stasera su Pescara e provincia si prevedono sulla costa nebbia con temperature da 11 a 12 gradi e venti deboli e nelle zone interne cielo sereno con temperature da 10 a 12 gradi e venti deboli. Domani si prevedono cielo nuvoloso fino a metà mattinata, molto nuvoloso nel resto del mattino e nelle ore centrali, poco nuvoloso nel primo pomeriggio, molto nuvoloso nel tardo pomeriggio e sereno in serata con temperature da 11 a 16 gradi e venti deboli. Il mare è previsto da calmo a quasi calmo stasera e calmo domani. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per averci seguito e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.